Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Oggi le telecamere di STV, oggi 15 aprile, esattamente alla Mezzia Terme per seguire un evento veramente importante organizzato dall'ITE Valentino De Fazio di Lamezia Terme, e parleremo di economia e cultura in fiera. Per saperne di più, sicuramente a mio fianco abbiamo la dirigente di questo istituto, la dottoressa Simona Blandino, che salutiamo e ringraziamo intanto per averci invitato a questo evento. Buongiorno preside, come sta intanto? Buongiorno Renato, tutto bene, molto in fibrillazione per quello che è una 3 giorni che aspetta la nostra scuola e anche la popolazione, perché abbiamo voluto realizzare e mostrare quello che normalmente è il lavoro sommerso delle scuole, in particolare la nostra. Ci siamo resi conto, pensando di fare questo lavoro, questo evento, ci siamo resi conto di quante cose facciamo e che anche noi all'interno abbiamo difficoltà veramente a tesaurizzare, a capire, a valorizzare. Questa è la valorizzazione del lavoro della scuola. Io vorrei sottolineare una cosa, anche se ci troviamo qua al chiostro caffè letterario del chiostro di San Domenico, perché abbiamo scelto di fare questo? Perché l'apertura al territorio avviene anche attraverso l'utilizzo di un posto che è di tutti qui a Lamezia, e l'apertura al territorio quindi anche attraverso il cambio di location, non quindi all'interno del plesso scolastico ma fuori, in un posto frequentato da tutta la popolazione. Preside, abbiamo parlato di un evento unico veramente, il primo che io mi posso ricordare alla Mezzia Terme, che prevede evidentemente da qui a non molto l'arrivo di molte autorità, di presenze importanti, di colleghi, dirigenti di vari istituti che lei ha voluto invitare, ma vogliamo capire meglio come è strutturato tutto? Oggi, fra poco ci sarà l'inaugurazione che vedrà l'arrivo, quindi la presenza, siamo onorati di questo, del direttore generale dell'Ufficio Scolastico per la Calabria, oltre che del dirigente dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Innovazione, l'INDIR, per cui siamo scuola capofila. Questo oramai lo abbiamo detto tante volte, però esiste qui adesso una presenza autorevole che vada insomma anche a coronare il lavoro dei nostri ragazzi, dei nostri docenti. Io ho visto un'energia positiva, bella, da parte di tutti, personale ATA, docenti, ragazzi, che hanno fatto un lavoro. Ieri domenica abbiamo allestito tutto, è stato meraviglioso dal primo all'ultimo, insomma, con fatica ma con tanto entusiasmo. Il fatto che dicevi, sì, noi abbiamo invitato tutte le scuole di Lamezia Terme, e la cosa bellissima è stato il feedback positivo di tutti i cari colleghi che hanno risposto positivamente. Oggi saranno presenti qui e io di questo sono veramente felice, perché di fronte al direttore generale, al suo vicario, la dottoressa Riggio, il dirigente dell'Indire, alle autorità locali, io sono felicissima di fare vedere che la scuola di Lamezia, quando vuole, è unita, e il lavoro che si fa a scuola e nelle scuole, aprendosi al territorio, è quello che deve venire fuori per la popolazione. Capire che la scuola è un'istituzione, lo si sottolinea anche così, capire che la scuola lavora per fare cultura, lavora per dare un servizio, lavora per formare i ragazzi e per renderli protagonisti sempre e comunque. Da qui a poco ci sarà l'inaugurazione, lo abbiamo appena preannunciato. Così, brevemente e velocemente, un accenno a quelli che sono gli stand che avete preparato e che io ho già visto attraverso le immagini del nostro operatore Cristian Palaia.
Gli stand sono allestiti qui nei corridoi del chiostro, ci sono delle attività anche all'interno delle sale, si alterneranno momenti convegnistici e di workshop a momenti in cui insomma, i ragazzi saranno protagonisti per altri progetti che noi realizziamo, e tutto ciò che vedete e che vediamo sono attività che noi abbiamo realizzato al mattino grazie alla preziosa organizzazione che è il De Fazio Intorno a Noi, per cui siamo scuola capofila nell'idea l'uso flessibile del tempo scuola. L'apertura pomeridiana ha consentito a questi ragazzi, a noi tutti, di poter perfezionare e di poter creare quel prodotto che normalmente è la documentazione di quello che si fa a scuola, che rimane a scuola. Noi attraverso gli stand, invece, i ragazzi attraverso gli stand hanno usato la loro creatività, il loro estro, guidati certamente dai docenti, però hanno avuto delle idee bellissime. Si fa economia, si fa cultura, perché è questo che la nostra scuola fa: si occupa di economia, si occupa di diritto, si occupa di italiano, storia, scienze, informatica, matematica, c'è tutto. I nostri ragazzi faranno vedere a chiunque, a tutti gli ospiti, in particolare in queste tre mattinate ci sarà la Andirivieni di scolaresche che potranno interagire con i nostri ragazzi per partecipare attivamente e concretamente alle attività laboratoriali che noi mettiamo in campo. Quindi gli stand sono variegati, sono per settori tematici, come avrai visto in questi giorni avrete modo di occuparvi magari di una cosa per volta. Allora, a chiudere, io in anteprima ho definito la dirigente di questo splendido istituto un vulcano. Possiamo chiudere con questa frase comunque: Ite Valentino, capofila delle idee? Capofila delle idee di Indire, sì. Io penso che però l'invito alle scuole con un documento che mi è venuto di definire hashtag Scuole di Lamezia Insieme, penso che rappresenti la base per un'evoluzione di questa iniziativa, che possa magari un domani prevedere il protagonismo dei ragazzi di tutte le scuole di Lamezia, magari all'interno di questo ambiente, e per cui proprio ci sia una sinergia netta e che ci sia una vetrina bella e significativa di quello che tutte le scuole di Lamezia fanno. Siamo a pochi minuti dall'inaugurazione di questo importante evento oggi qui a Lamezia Terme, economia e cultura in fiera, e noi abbiamo il piacere di avere al nostro fianco la dottoressa Elisabetta Mughini, che è dirigente dell'Indire. Intanto, per i nostri telespettatori, Indire cosa significa? Allora, Indire è l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione della Ricerca Educativa, quindi è uno dei due istituti che appartiene al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dove facciamo appunto ricerca sul campo per vedere di trasformare la scuola e renderla sempre più accogliente, inclusiva, ma soprattutto adeguata ai nuovi stili di apprendimento. Dottoressa, noi abbiamo appena intervistato la dirigente di questo meraviglioso istituto, Ite Valentino De Fazio di Lamezia Terme, la dottoressa Simona Blandino. Io l'ho definita un vulcano, lei è in sintonia con me per le idee magnifiche che tira fuori. Sì, è proprio la forza delle sue idee e la tenacia e soprattutto questo spirito che mette nella realizzazione di idee che alle volte sembrano molto particolari, ma è così che noi possiamo trasformare la scuola. Ed è infatti il suo istituto, uno dei capofila della nostra rete Avanguardie Educative, che è capofila non solo dell'idea oltre le discipline, ma anche di una trasformazione dell'idea del tempo, quindi fare in modo che il tempo
tempo sia adeguato ai ragazzi e non viceversa, una scuola che diciamo è molto strutturata, molto determinata sulla tempistica rischia di non essere quello che dicevo prima, cioè una scuola che li accoglie e gli fa capire il gusto e la passione per l'apprendimento, e invece proprio Simona ci mette passione insieme ai suoi colleghi, insieme ai suoi docenti, e credo che ne venga anche gratificata perché questo istituto è diventato una realtà irrinunciabile sul territorio. Io la ringrazio. Grazie, grazie a voi e quindi buona festa. A questo evento importante qui alla Lamezia Terme, organizzato dalla dirigente dell'ITE Valentino De Fazio, la dottoressa Simona Blandino, non poteva mancare il nostro carissimo amico di sempre, l'avvocato Paolo Mascaro. Paolo, allora siamo a pochi minuti dall'inizio di questo evento, come lo stai vivendo e che cosa pensi di questa iniziativa? Ma è un evento bellissimo, un evento che bene o male anche nei miei 17 giorni di ritorno da sindaco io ho avuto incontri, contatti proprio perché si potesse al meglio tenere questo evento e perché questo evento potesse avere il patrocinio del Comune della Lamezia Terme, e sicuramente, e già si vede dall'aria che qui si respira, un evento bellissimo, tanti ragazzi, tanti studenti, tante persone interessate, sono tre giorni nei quali comunque, come dice lo stesso titolo, economia e cultura in fiera, vi sarà una trasmissione di valori, di principi, di nozioni, di cultura in favore di tante persone, con tantissime diverse iniziative, dibattiti, anche con simulazioni di eventi, quindi sicuramente è un qualcosa di positivo ed è bello vedere che questo chiostro che allora, poco giorni prima dello scioglimento, abbiamo assolutamente voluto con una consegna delle chiavi quasi forzata che aprisse perché doveva divenire uno dei luoghi dello sviluppo della cultura lametina, è bello vederlo così vivo. Avvocato, io ho apprezzato tantissimo l'iniziativa della nostra dottoressa Simona Blandino perché oltretutto ha voluto qui presenti oggi tantissimi dirigenti delle altre scuole, cosa che di solito non avviene, quindi apprezzo tantissimo questa iniziativa, sei in sintonia con me? Sì, è bellissima, è un'iniziativa bellissima, tra l'altro sto vedendo che oramai da un po' di tempo c'è una grandissima sintonia, è finita l'epoca delle rivalità, è finita l'epoca del cercare di superare l'uno l'altro, si sta lavorando tutti a livello scolastico affinché vi sia un'unione di intenti che deve portare a valorizzare la cultura e la scuola in questo territorio e la crescita di questo territorio. In questo posso dire che probabilmente loro sono stati antesignani e hanno mandato un messaggio ad altri che dovrebbero saper recepirlo. Anche la politica dovrebbe divenire unione e non i soliti vuoti, stolti comunicati o attacchi personali, ma tutti insieme potremmo veramente lavorare per una Lamezia diversa. A buon intenditore, grazie avvocata, a domani ora. Grazie, grazie a voi per la presenza costante nella diffusione anche tramite immagini della bellezza di questo territorio e della positività delle iniziative che vi sono in questo territorio. E ci ha appena raggiunto un caro amico di sempre, il nostro carissimo avvocato Antonello Bevilacqua, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme. Anche lui oggi presente qui a questo evento importantissimo organizzato dall'ITE Valentino De Fazio di Lamezia Terme. È evidente che la nostra dottoressa Simona Blandino è un vulcano, così io ho pensato di definirla. Sei d'accordo con me, Antonello? Assolutamente sì, è molto operativa, super operativa. Organizza sempre queste cose straordinarie e io rispondo a tutte le chiamate, quindi oggi dovremmo parlare di professione, siamo un po' in ritardo ma credo da un momento all'altro inizieremo, dovremmo parlare di professioni, di come si sono sviluppate, come sono cambiate, io sono a loro disposizione, sono a disposizione della scuola, dei ragazzi, collaboriamo per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, quindi quando le scuole e i ragazzi chiamano l'Ordine degli Avvocati c'è sempre. Antonello, cos'altro aggiungere, perché da qui a poco lo hai anticipato, ci sarà l'inaugurazione, quindi tantissime presenze, tantissime autorità, addirittura colleghi, dirigenti della nostra dottoressa Simona che sono presenti qui oggi a questo evento. Sì, no, io vedo un parterre importantissimo, molti dirigenti, molti colleghi anche miei, molti rappresentanti di altri ordini professionali. Io parlerò naturalmente di come è cambiata la professione di avvocato, anche per indirizzare nel migliore dei modi anche questi giovani ragazzi che potrebbero un giorno o l'altro essere i nostri giovani colleghi. Ebbene, abbiamo parlato dell'invito della dottoressa Simona Blandino a tantissimi colleghi dirigenti e qui oggi abbiamo il piacere di averne uno a fianco, la nostra amica dottoressa Teresa Bevilacqua. Allora, intanto un evento importante organizzato da questo vulcano che è a fianco. Teresa, che dici?
È un evento importantissimo, abbiamo visto allestiti tantissimi stand che ci dimostrano la operosità della scuola e la l'efficienza della dirigente Blandino nel portare avanti un progetto molto interessante. La cosa bella, al di là di tutte le cose che stiamo vedendo nei vari stand, è l'entusiasmo dei ragazzi e la partecipazione attiva, per cui notiamo che si sentono veramente parte di una grande famiglia che è l'ITE De Fazio. A proposito di famiglia, io ho sottolineato l'importanza dell'iniziativa della dottoressa Simona Blandino, che è accanto, di invitare tutte voi colleghe e dirigenti e quindi far capire che l'unione poi porta sicuramente a qualcosa di molto importante, cosa che la Mezzi in modo particolare ha bisogno non solo nella scuola, ma non aggiungo altro. L'unione sicuramente fa la forza, è un antico proverbio, ed è fondamentale la collaborazione per raggiungere qualunque obiettivo. Da soli non si va da nessuna parte, è fondamentale una grande disponibilità e apertura a collaborare sempre, ovunque, ma nelle scuole in modo particolare. Noi ci stiamo provando, oggi qui siamo in tanti, io insegno che su questo stiamo facendo, siamo tutti d'accordo su questo. Ci raggiunge a pochi minuti dall'inaugurazione di questo evento importante qui alla Lamezia Terme, organizzato dall'ITE Valentino De Fazio, anche il dottore Canzoniere, che è stato fortemente voluto dalla dirigente per relazionare su questo evento di oggi. Veramente qualcosa di molto unico ed importante. Sì, in effetti noi come ordine commercialisti, derivando dalla scuola, perché la maggior parte sono ragionieri, siamo sempre stati vicini alla scuola per tutte queste manifestazioni. E anzi, facciamo anche delle, li prendiamo in stage i ragazzi, cioè collaboriamo molto, e quindi con l'input della preside siamo venuti e tra un po' inaugureremo questa bellissima mostra. E adesso ci raggiunge la dottoressa Angela Riggio, che è presente a questo evento che da qui a poco vedrà l'inaugurazione, un evento importantissimo direi per Lamezia Terme, organizzato magistralmente dall'ITE Valentino De Fazio, da quel vulcano che risponde al nome della dottoressa Simona Blandino. E lei come sta vivendo questa giornata che da qui a poco inizierà? Allora, ho avuto occasione di girare i vari stand, i ragazzi sono bravissimi, sono preparati, sono appassionati, quindi si vede che c'è un grande lavoro da parte dei docenti, da parte della scuola, ed è una festa soprattutto, mi sembra, una grande festa della passione per lo studio e anche la passione per la propria terra, perché vedo che c'è tanto lavoro che è stato fatto su arti e mestieri della Calabria, di questo territorio della Calabria, sulla storia e sulle tradizioni della piana di Lamezia Terme, quindi la storia di Lamezia Terme, di Nicastro, diciamo, è anche una ricerca, quindi c'è una ricerca storica attenta, curatissima, approfondita, quindi bravissimi ragazzi e bravissimi i loro insegnanti. Un evento che sicuramente è alla sua prima e che sicuramente negli anni a venire continuerà per la grande organizzazione che intorno adesso ha creato la nostra dirigente. Sì, la dirigente come al solito bravissima, vulcanica, piena di entusiasmo che si vede, è riuscita a trasmettere al suo staff, agli studenti e a tutti i docenti. Quindi sicuramente un percorso che oggi inizia ma che continuerà negli anni. E rivediamo oggi con immenso piacere qui al Chiostro di San Domenico il dottore Mirarchi, che noi abbiamo avuto l'onore di conoscere in una giornata importante all'ITE Valentino De Fazio, quando si sono festeggiati i 60 anni, se non ricordo male, e oggi non ha voluto mancare a questo evento organizzato dall'autoressa Simona Blandino. Siamo a pochi minuti dall'inaugurazione di questo evento, cosa si sente di dire, dottore? Ma abbiamo visto quello che i ragazzi hanno fatto e sono lavori bellissimi e ben presentati anche dai ragazzi, i quali hanno creduto in queste ricerche che hanno fatto, alcune bellissime che ci riportano all'antica Lamezia e a quello che è di bello a questa città come tradizioni culturali e storiche, a dimostrazione che questa è una città viva in cui i ragazzi oggi sono i protagonisti veri, anche grazie al coordinamento e all'iniziativa che ha avuto la dirigente Simona Blandino, che sta facendo veramente molto bene, con l'augurio che questa sia
la prima di una lunga serie di mostre, perché merita effettivamente che lo vede tutta la città quello che i ragazzi hanno fatto. Ebbene sì, c'è voluto questo evento organizzato dalla ITE Valentino De Fazio di Lamezia Terme per conoscere finalmente il papà della nostra dirigente, dottoressa Simona Blandino. Lui è il signor Antonio, benvenuto. Bentrovati, sono molto contento di questa iniziativa, perché focalizza l'attenzione su una problematica fondamentale: il rapporto tra cultura ed economia. Ora il mondo è pervaso da questa tendenza ormai generalizzata sulla crisi mondiale, e l'economia logicamente gioca un ruolo fondamentale. Abbiamo paesi di terzo, quarto e quinto mondo che irrompono sulla scena internazionale, e abbiamo altri paesi, i cosiddetti industrializzati dell'arco occidentale, che comunque soffrono in questo particolare momento. E l'Italia è l'anello più debole che esiste in Europa, e focalizzare l'attenzione, trattare questi argomenti e soprattutto acculturare le giovani generazioni, secondo me si tratta di una iniziativa altamente encomiabile, che io condivido perfettamente, e mi auguro che dal simposio escano proposte che siano salutari per l'Italia e per la Calabria. Io mi sono permesso di definire sua figlia un vulcano, adesso mi rendo conto, sentendo lei, che non ho proprio sbagliato, è così? Ma la brava di me è più sensibile di me, è più engagé, dicono i francesi, di me. Io ormai sono arrivato, come suol dirsi, io ho fatto la mia vita, una vita di 47 anni al servizio delle istituzioni, sono stato docente, sono stato dirigente scolastico, sono stato ispettore e sono stato anche responsabile di uffici provinciali come Crotone e Catanzaro, quindi mi sento appagato per quello che ho fatto, anche se rimane sempre un rimpianto, perché quella vita rimane indelebilmente dentro di noi, perché fa parte di noi stessi, perché abbiamo dato tutto, e diciamo francamente che le istituzioni ci hanno largamente appagato, ci hanno diciamo controcambiato tutto quello che noi abbiamo fatto. Io ringrazio le istituzioni, ringrazio la Calabria e ringrazio soprattutto i ragazzi, i docenti e i dirigenti che mi hanno coadiuvato in questo lungo cammino. Posso chiudere con una frase? Sì. Buon sangue non mente. Grazie a lei. Grazie a lei. E adesso ci raggiunge il dottore Gigliotti, che mi dicono è direttore di un giornale, lo facciamo dire meglio a lei. L'evento di oggi, un evento di cui stiamo parlando con altre autorità qui presenti, vorrei sentire anche la sua. Benvenuto intanto. Beh, grazie, sì, come lei diceva sono direttore di un giornale, quindi che ho l'onore di, forse immeritatamente, di dirigere, che ha sede qui in Calabria, di rilievo nazionale, perché siamo tra i primi due giornali online a livello nazionale, un altro è a Torino e poi qui in Calabria. E io praticamente ho accettato con grande piacere questo invito, perché fra l'altro io ho fatto la ragioneria, mi sono cresciuto all'interno della ragioneria, e con grande orgoglio e con soddisfazione anche personale ho accettato l'invito di vedere un po' così questi ragazzi che si stanno crescendo, dove io sono nato da un punto di vista scolastico. Mi fa piacere perché siamo colleghi, anche io sono ragioniere, quindi è evidente che la nostra presenza oggi qui non poteva mancare. Ma voglio aggiungere, la nostra dottoressa veramente ha fatto un evento unico, è il primo che forse viene organizzato qui alla Lamezia Terme, se non addirittura in Calabria. Io ritengo che il suo impegno, la sua organizzazione non può che dare dei frutti, che tutti voi che state un po' facendo il giro per questi stand avete già potuto modo di constatare, così? Beh, assolutamente sì, io ho visto un po' anche la preside come si interfaccia con gli alunni, ed è una cosa veramente bella. Io mi ricordo quando era a scuola c'era un rapporto un po' diverso, anche perché stiamo parlando di tanti anni fa, non ricordiamo quanti anni,
E certamente il rapporto con il preside, con i docenti era leggermente diverso, quindi forse oggi è meglio così rispetto all'epoca, e quindi fa enormemente piacere soprattutto vedere il rapporto amicale che c'è con il dirigente, con la prima persona all'interno dell'istituto che rappresenta il preside. Abbiamo parlato di questo meraviglioso invito che ha fatto la dottoressa Simona Blandino a dei colleghi dirigenti qui per questo evento di oggi, che ritengo molto importante. Io ho il piacere di rivedere con immenso piacere due dirigenti di istituti lametini, sicuramente alla mia sinistra la dottoressa Goffredo, che saluto. Salve, buongiorno. E la dottoressa Costantino, che saluto altrettanto. Grazie, buongiorno a lei. Allora, intanto stiamo parlando con altri colleghi di questo evento organizzato qui alla Mese Terme. Io so che voi avete fatto un giro, anche se da qui a poco ci sarà l'inaugurazione. Come avete vissuto questo primo giro con questi stand che avete visto, dottoressa? Intanto la lode veramente a questo istituto, l'Istituto Tecnico Economico di Lamezia, che ha realizzato questi laboratori meravigliosi. C'è di tutto, a partire dalle attività della banca, attività che loro studiano, attività di riciclaggio, attività di storia, quindi dei laboratori veramente vari e interessanti, con dei ragazzi brillanti che riescono ad esprimere il meglio di se stessi, coadiuvati da docenti in gambissima e da un dirigente che è la dottoressa Blandino, altrettanto valida. Quindi un plauso davvero a questa lodevole iniziativa e la nostra partecipazione, nostra come dirigente ma nostra anche come scuole, perché da qui a poco verranno anche i nostri studenti a partecipare a questi laboratori attivi. Abbiamo appena sentito la dottoressa Goffredo che ha anticipato che ci saranno anche i vostri studenti che arriveranno da qui a poco, ma quanto è importante un'iniziativa del genere, dottoressa Costantino? Io credo che sia fondamentale, perché è opportuno che la città entri nella scuola. I cittadini devono vedere tutto il lavoro che i nostri ragazzi fanno, perché è veramente tanto e ci costa tanta fatica, perché noi come scuola, questo ci tengo a dirlo, andiamo avanti sempre comunque nonostante abbiamo veramente pochi aiuti da parte delle istituzioni, e quindi è opportuno che i cittadini vedano quello che effettivamente i loro figli fanno, perché costruiscono giorno per giorno il loro futuro, perché scuola non significa soltanto stare dietro ai banchi, ma significa soprattutto fare, e questa è una bellissima iniziativa perché fa vedere quanto i ragazzi hanno fatto. Quindi io ritengo che sia un'iniziativa importante e credo che sia opportuno anche condividerla con tutte le altre scuole della città. Perfetto, chiudo una vostra chiacchierata sicuramente con un saluto alla dottoressa Simona Blandino. Esatto, un saluto cordiale, ribadisco anche io quello che ha detto la professoressa Costantino, c'è bisogno anche di questa sinergia nel territorio per andare avanti, perché lo si fa ma con mille difficoltà, e un grazie anche a voi che siete sempre presenti e quindi portate avanti anche voi con la vostra opera il nostro operato, grazie. Grazie dottoressa, un saluto per la dottoressa Simona Blandino. Grazie al preside Blandino e grazie soprattutto ai suoi stupendi ragazzi che stanno facendo questa attività oggi veramente meritoria. Grazie Simona. Oggi 15 aprile 2019 siamo al chiostro di San Domenico, dove l'Istituto Tecnico Economico Valentino De Fazio presenta Economia e Cultura in Fiera. Al taglio del nastro il direttore generale della Calabria, dottoressa Maria Rita Calvosa, dirigente dell'Indire, dottoressa Elisabetta Mughini, preside dell'Istituto Tecnico Economico Valentino De Fazio, dottoressa Simone Blandino. Segua i tuoi precetti e con tutta l'anima aderisca a Cristo Maestro e Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ravviva il noio Padre nel segno di quest'acqua benedetta, la lezione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore, per Cristo e Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Vai, 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 vai
Abbiamo da pochi minuti assistito all'inaugurazione di questo evento importantissimo qui al chiostro di San Domenico di Lamezia Terme e mi pare giusto e carino sentire il dottore Alecci, che non ha fatto mancare la sua presenza per onorare questo impegno importante che la dottoressa Simona Blandino, dirigente dell'ITE Valentino De Fazio, ha voluto realizzare qui sulla Lamezia Terme. Dottore, intanto benvenuto e grazie per aver aderito a questa nostra richiesta di dire qualcosa in merito a questo importante evento. Beh, l'evento è molto importante e quindi merita di essere commentato. Intanto meritava la nostra presenza, perché è giusto che l'amministrazione comunale, che il comune come ente civico, quindi come ente che rappresenta gli interessi di tutti i 71.000 cittadini di Lamezia Terme, dimostrasse il suo interesse e soprattutto venisse qui anche per vedere proprio realmente il frutto di questa situazione. Che, quale situazione? La situazione del lavoro svolto da questi ragazzi che hanno allestito queste esposizioni così importanti, che vengono a conclusione di un percorso di approfondimento che ciascuno di loro ha fatto nello specifico settore che è stato a loro attribuito e che ha permesso di fare vedere oggi i risultati di questi, come li chiamano loro, laboratori, che riguardano aspetti storici, aspetti economici, aspetti sociali e anche aspetti più prettamente professionali. Non dimentichiamo che è un istituto tecnico economico e quindi giustamente approfondisce e coltiva queste scienze economiche. Questi ragazzi sono il valore fondamentale della nostra città, questa città che affronta il presente con tanti problemi, che sono eredità di probabilmente un passato remoto prossimo altrettanto problematico. Qual è il nostro compito come adulti che siamo riusciti a creare tutta questa serie di problemi? Almeno di evitare che in un futuro prossimo o remoto questa città continui a essere appesantita da queste difficoltà. E per fare questo non bisogna sperare, bisogna agire attraverso cosa? La valorizzazione degli elementi positivi. I giovani, gli studenti, più in generale i giovani, sono uno degli elementi positivi, uno dei punti di forza di Lamezia Terme. Quindi qualunque cosa come questa che oggi stiamo, alla quale stiamo assistendo, che riesce a dare a ciascuno di questi ragazzi, che prende la parola, che illustra degli estranei che cosa ha fatto nel suo laboratorio, parlando, esprimendosi, facendo capire che ha lavorato veramente, è una manifestazione di autoresponsabilità e soprattutto di crescita umana, coordinati naturalmente da questi insegnanti che escono dalla scuola, dalla cattedra, dalla sicurezza di una struttura chiusa per entrare invece a contatto con la città, portando con sé questi ragazzi o venendo portati dai ragazzi, non lo so, perché mi pare che sia un rapporto paritario, assolutamente paritario, come è giusto che sia in un momento come questo. Quindi il comune assiste compiaciuto, apprezzando enormemente il lavoro della professoressa Simona Blandino come dirigente scolastica dell'istituto, avendo dato il benvenuto al direttore scolastico regionale, autorità importante nell'ambito della scuola e che naturalmente non potrà che trarre valutazioni assolutamente positive da questa sua presenza oggi alla Lamezia Terme ad un evento di questo genere. Quindi sono contento che oggi respiriamo l'aria di una cosa positiva, di una cosa importante e soprattutto si stanno creando le premesse perché questa città, in mano ai suoi cittadini, venga ad essere migliorata non con le affermazioni orali, non con le frasi roboanti, non con le forzature di comportamenti che durano lo spazio di un mattino, ma con un lavoro lento, lungo, capillare, fatto proprio da questi ragazzi che sono nati in questa terra e che quindi sono i primi responsabili degli esiti positivi che questa terra avrà in futuro. E ducis in fundo, se mi consente, la dottoressa Maria Rita Calvosa, che è direttore generale USR della nostra meravigliosa Calabria. Allora, intanto, evento importantissimo oggi qui alla Lamezia Terme, dove lei non poteva mancare, anche per onorare questa magica organizzazione della nostra dirigente, dottoressa Simona Blandino, che ha fatto veramente qualcosa di speciale. È d'accordo con me? Assolutamente sì, qualcosa di speciale, non solo ed unicamente per la scuola, ma oserei dire proprio per il territorio. Sicuramente
un'iniziativa questa che dovrebbe in qualche modo, ecco, anzi mi auguro che venga presa, come posso dire, ad esempio da molte altre scuole, perché è proprio questo senso di apertura verso il territorio, di capacità di portare al di fuori della scuola tutte le attività, le bellissime attività che i ragazzi sono in grado di diciamo così esprimere, e questo secondo me serve proprio per dare al territorio un contributo importante. Quando la scuola diventa punto di riferimento di un territorio, io sono convinta che quel territorio può sicuramente migliorare, e dall'insieme di queste iniziative, che abbracciano tra l'altro molteplici aspetti, diciamo così, non solo strettamente didattici delle istituzioni scolastiche, ma anche momenti nei quali i ragazzi, attraverso un lavoro svolto anche nelle ore pomeridiane, con il contributo serio dei docenti, con l'impegno quindi anche da parte dei ragazzi, della dirigente, ma questo tipo di organizzazione può veramente dare un apporto fondamentale, coinvolgere maggiormente i nostri ragazzi, renderli operativi, insegnare loro, contestualmente cercare, diciamo così, di tenerli impegnati in cose molto più importanti, più lontani da alcune realtà che potrebbero in qualche modo portare i ragazzi ad allontanarsi in quel modo dalla scuola e dalla cultura. Quindi sicuramente un'iniziativa pregevole. Da quanto mi risulta, ecco, la preside, chiaramente oggi quello che ho potuto notare è che c'è stata un'ampissima partecipazione anche da del Lamentino, quindi mi auguro che questo esperimento e questa esperienza se la si possa esportare intanto in Calabria e poi, perché no, anche a livello nazionale. È sicuramente un'esperienza meravigliosa. Quindi la ringrazio, le auguro una felice e serena Pasqua e speriamo di poterci rivedere con altri eventi organizzati anche qui a Lamezia. Sicuramente, grazie a tutti voi, buona Pasqua, grazie.